Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di un nuovo libro, ovvero Faccio salti altissimi di Jacopo Melio, edito da Mondadori al prezzo di 18 euro. In questo romanzo l'autore parla di se stesso, raccontando la propria vita fatta per episodi. Parla di eventi sia personali, partendo ad esempio dalla sua nascita, il rapporto con la famiglia, con la sorella, ma parla anche di tematiche molto attuali. Infatti, per chi non conoscesse Jacopo Melio, è un ragazzo di 25 anni che si batte per i diritti umani e civili. Jacopo, rigorosamente con lei, è nato con la sindrome di Escobar, quindi fin dalla nascita ha dovuto affrontare una serie di difficoltà che ci racconta in parte anche in questo libro. Per me è stato molto interessante perché è una malattia di quelle molto rare, passate un po' in sordina, di cui non si parla tanto, soprattutto in letteratura, quindi è stato interessante per me scoprire qualcosa di più, ma anche, tra virgolette, vedere il mondo attraverso occhi differenti. Io mi ritengo una persona fortunata perché di grandi problemi non ne ho. Spesso non mi capita di soffermarmi sui limiti invece della nostra società, partendo ad esempio dalle barriere architettoniche. Quello che magari io riesco a fare normalmente durante la vita quotidiana, quello che spesso do anche per scontato, per molte persone invece non lo è. Ed è una cosa che ho apprezzato tanto all'interno di questo libro perché ti fa riflettere. Parlando di barriere architettoniche, molti di voi probabilmente conosceranno l'hashtag "voglio prendere il treno". Ecco, è partito tutto da Jacopo e è nato da una cosa semplicissima, ovvero voler prendere il treno. Ad oggi "vorrei prendere un treno" è diventata anche una onlus e sinceramente ammiro tanto il lavoro di Jacopo, perché quello che si pone, diciamo, come obiettivo è appunto sensibilizzare le persone e cercare di abbattere le barriere non soltanto fisiche, architettoniche, ma soprattutto culturali. Infatti ad oggi ci sono tantissimi pregiudizi che riguardano i disabili, a partire proprio da come vengono definiti, ed è una cosa che non dico che mi abbia messo in imbarazzo, però spesso le persone sono un po' ignoranti, non si informano di quello che non le riguarda, diciamo, in prima persona, non hanno a cuore, tra virgolette, il bene di tutti, ma altre volte invece si è così colti da pudore, da sensibilità, da non so che cosa, e si ha il terrore di offendere l'altra persona, e spesso si utilizzano degli aggettivi che paradossalmente offendono di più la persona con cui si sta parlando, come ad esempio nel caso di diversamente abile. Ecco, vengono fatti diversi esempi all'interno del libro ed è una cosa che mi ha fatto un po' sorridere perché è effettivamente vero. Non è una cosa che succede per cattiveria, ma semplicemente per disinformazione. Come dicevo, spesso se è una cosa che non ci riguarda in prima persona, tendiamo a non informarci al riguardo ed è una cosa, secondo me, molto sbagliata. Quindi per questo penso che letture del genere siano più che necessarie. Una cosa che ho apprezzato molto di questo libro è che l'autore attinge dalla propria esperienza personale per parlare di tante tematiche diverse, anche molto importanti, come ad esempio gli attacchi di panico, l'aborto, il rapporto con la sorella. C'è una notevole differenza di età fra i due e il capitolo dedicato alla sorella mi ha emozionata veramente tanto. Ecco, pur parlando di tematiche, diciamo, impegnate, non ho mai trovato questo libro pesante. Questo perché Jacopo riesce a parlare di tutto questo in maniera molto tranquilla e spesso anche scherzosa, divertente. Non in maniera leggera, perché comunque si vede che è una persona molto attenta e informata sui fatti, ma riesce comunque a parlare di qualcosa anche magari di doloroso, come i commenti molto cattivi di alcune persone nei suoi confronti o appunto fatti spiacevoli che gli sono capitati, però affronta tutto questo con il sorriso. È una cosa che mi è piaciuta tanto e che è una grandissima lezione di vita, secondo me, per tante persone, e in generale ho trovato questo libro molto di ispirazione, soprattutto per dei giovani, perché prima di tutte le difficoltà e la malattia, Jacopo è comunque un ragazzo di 25 anni, un ragazzo come me, quindi mi sono rivista per tanti aspetti e per me sinceramente è stata una grande motivazione vedere quanto si è impegnato per realizzare i suoi sogni, vedere come non si è mai buttato giù nonostante le enormi difficoltà.
dà, secondo me, un grande messaggio di speranza. Un'altra cosa che ho apprezzato molto di questa lettura è che si approfondisce il tema della disabilità. Vengono smentiti alcuni pregiudizi riguardo ai disabili, ma vengono anche fornite delle curiosità, a volte in maniera anche scherzosa. Ad esempio, c'è una lista dei motivi, dei vantaggi del fidanzarsi con un disabile. Questo l'ho trovato molto utile, innanzitutto perché secondo me non c'è abbastanza rappresentazione di questo genere in letteratura. Ogni testimonianza di questo tipo è super preziosa e è una storia comunque vera, lo si sente, parte proprio dalle basi della vita quotidiana. Ad esempio, l'hashtag voglio prendere un treno era nata, se non sbaglio, dal bisogno di socializzare, in particolare trovarsi ad esempio una fidanzata, cosa abbastanza normale per chi riesce a prendere il treno tutti i giorni, ma non così normalissima per chi è frenato da alcuni ostacoli, da chi non può prendere fisicamente il treno perché non gli è concesso, non ci sono i mezzi per poter fare. L'unica cosa che non mi è piaciuta di questo libro è lo stile di scrittura, ma è una cosa abbastanza personale. Mi piace il fatto che ci siano spesso battute, che l'impronta del libro sia abbastanza simpatica, d'altronde riflette il carattere di Jacopo, però per me in certi punti era forse un po' troppo. È proprio come se vi ritrovasse davanti una persona che vi racconta un po' la sua vita, alcuni episodi, diciamo, della sua vita, quindi è molto discorsivo. Da una parte rende sicuramente più facile l'approccio a queste tematiche e la lettura di questo libro, che comunque è abbastanza breve, se non sbaglio conta 160-170 pagine. È una lettura che non lascia sicuramente indifferenti e anzi, al termine di questo libro mi sono sentita un po' più arricchita. Queste erano quindi le mie impressioni su Faccio salti altissimi. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete letto anche voi questo libro, se avete intenzione di leggerlo o se avete fatto altre letture più o meno simili. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!